Ciao a tutti amanti dell'Urbex e benvenuti in questa nuova esplorazione. Oggi ci troviamo in Lombardia, siamo venuti ad esplorare questa villa abbandonata. Ho già fatto un sopralluogo, merita tantissimo, più che altro per la quantità industriale di cose che ha al suo interno. È davvero anche immensa questa villa abbandonata, quindi non perdiamoci in chiacchiere ed andiamo subito ad esplorarla. Ragazzi, ci troviamo nella cucina. Direi di non soffermarci più di tanto sui dettagli, perché come ho detto poc'anzi è una cucina, quindi non ci dobbiamo aspettare chissà cosa. La stanza più interessante la troviamo subito qua, appunto nella stanza che succede la cucina. Guardate che bella, stupenda, con il quadro, addirittura questo aggeggio per far palestra. Ho notato molti aggeggi per fare palestra, quindi evidentemente i proprietari di questa villa si tenevano in forma. Guardate che bella, con anche con lo specchio. La Francesca è già al lavoro per fare le foto. Beh, come vi ho detto, è veramente molto molto bella questa villa. Più che altro, come potete notare già dai primi dettagli, ha veramente un sacco di roba al proprio interno, tantissimi soprammobili, come state vedendo dalle prime immagini. Siamo appena entrati in questa villa e già ci piace. Qua tra l'altro ci sono due foto, guardate, una e due, sia mai fossero i proprietari o parenti. E qua addirittura la foto di un bebè. Guardate che carino questo bambino con i due cani anche lì incisi sopra il quadro. Bello, partiamo bene. Ecco, guardate, come vi dicevo prima, la quantità industriale di roba che c'è all'interno di questa villa: trofei, lampadari, soprammobili. Ve l'ho detto, c'è talmente tanta roba accatastata che non si riesce a godere della bellezza di queste stanze. Guardate qua quanta roba, tutte le varie cianfrusaglie accatastate. Mi piacerebbe sapere il perché di questa confusione in questa villa abbandonata. Tra l'altro, guardate le scale, siamo partiti dall'ultimo piano e poi naturalmente andremo a scendere. Vi sto portando in giro per la villa, ho fatto un rapido sopralluogo, però c'è talmente tanta roba che non sono riuscito ad esplorare le varie stanze perché ci si perde. Guardate qua, cioè, piena di roba. Vorrei sapere se questa roba era o è, non lo sapremo mai, dei proprietari o no. Anche di qua, cioè, la maggior parte delle stanze, oserei dire tutte le stanze, sono così, con le cianfrusaglie accatastate l'una con l'altra. Guardate tutta questa pila di sedie messe appunto una sopra l'altra. Queste secondo me anche molto molto pregiate, penso io. Magari utilizzavano, fino a qualche anno fa hanno utilizzato questa villa per fare qualche convegno, non lo so, qualche mostra, magari sto ipotizzando, ragazzi, facevano delle visite guidate al pubblico, non lo so. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi nei commenti. Cioè, ma c'è veramente di tutto, si trova ogni cosa, giornali, documenti, addirittura in un'altra stanza ho visto la testa, se non sbaglio, di un cervo che faceva da appendino, e poi ve la voglio mostrare. Adesso vi sto portando in giro per la villa perché è talmente grande che cioè, io prima nel sopralluogo mi sono perso, sono venuto al terzo piano per vedere appunto se la villa meritasse il video e mi sono perso, ero entrato nelle varie stanze che tra l'altro sono tutte collegate fra di loro, non sapevo più come uscire. Meno male che diciamo l'Urbex mi trasmette serenità, perché sennò sarei già andato in panico. Cioè, anche lì guardate, biciclette, addirittura due biciclette accatastate, ci saranno almeno 2 miliardi di sedie nelle stanze di questa villa abbandonata. E secondo me, tra l'altro, c'è anche roba di pregevole fattura. Ecco, ad esempio, questa roba qua, cos'è? Una culla, no? Boh? Sì, sembrerebbe. Anche a me sembrerebbe una culla. Naturalmente, qualora lo sappiate, fatemelo sapere assolutissimamente nei commenti. Come vi ho detto, siamo all'ultimo piano di questa villa abbandonata e quindi man mano, invece che salire come facciamo di solito, questa volta scenderemo. Guardate
Bellissimo questo dettaglio, veramente stupendo. Cioè, se uno dovesse soffermarsi sui particolari che ci sono in questa villa abbandonata, secondo me qua andrebbe via un'intera settimana a sfogliare le riviste, a vedere tutta l'oggettistica che si trova tra le stanze di questa villa purtroppo abbandonata. I ragazzi che mi accompagnano oggi mi hanno fatto notare questo mappamondo antico, che è veramente veramente splendido. Vediamo se gira. No, non gira più, ecco, non tocchiamolo che è meglio. Ma come vi dicevo, beh, questo non è urbex perché è il mio telefono e devo fare qualche clip per TikTok. Però, cioè, guardate quanta roba c'è: lampadari, mobili, reti di letti, troppa roba, troppa, ragazzi. Non saprei da dove iniziare. Ok ragazzi, ci troviamo al secondo piano, naturalmente, di questa villa abbandonata. Qua ci sono due bivi, cioè più che altro c'è un bivio. Direi di andare a sinistra. Ecco, guardate quanta roba c'è qua dentro. Cioè, è inconcepibile una roba del genere. Vorrei sapere il motivo del fatto che questa roba sia tutta qua purtroppo a marcire. Non so se notate, mentre cammino, candelabri, addirittura qua a terra ci sono delle cassette. Davanti a me, guardate, un computer della Olivetti. Devo stare attento perché voi non potete vedere ovviamente, ma dentro anche per terra c'è il delirio. Cioè, guardate dove sono dovuto passare io e per poco non mi ammazzavo. Ma guardate queste mensole, quanta roba c'è. Ma è indescrivibile. Io, ragazzi, noi, Urbex NJ, 3 anni, il video lo sto registrando nel 2021, a ottobre, e a maggio del 2022 sono 3 anni che andiamo avanti con questo progetto. Io non ho mai visto tutta questa roba messa assieme. Guardate lì, ecco l'animale imbalsamato che vi dicevo, eccolo qua, guardate, fa impressione, signori. Fa veramente veramente impressione. Cioè, è incredibile. Cioè, io sto girando letteralmente a caso, nonostante abbia fatto un breve sopralluogo, sto girando a caso, perché una volta che ci si infila in una stanza ci sono altre due porte che ti portano a sua volta in altre stanze. Guardate, lì c'è una porta, qua c'è una porta. Io però sono venuto da questa parte qui, dove lì a terra, ve lo faccio rivedere, c'è diciamo la testa di questo animale, non penso sia un cervo, fatemi sapere cos'è. E ci si perde in questa villa abbandonata, veramente. Guardate la stanza dove eravamo prima, dove là ci sono tutti i soprammobili. Cioè, da qua fa veramente un effetto stranissimo vedere tutta questa roba dentro, magari, non lo so, anche di pregevole valore. È davvero un peccato. Guardate questa motoretta che si trova al secondo piano di una villa abbandonata. Io non voglio neanche sapere come l'abbiano portata fin quassù, ma vedete, cioè, io non ho mai visto tanto arredamento messo assieme e buttato lì così a marcire. No, cioè, la motoretta, ragazzi, è veramente veramente spettacolare, veramente un ritrovamento super, anche perché magari tu te l'aspetti nel garage o al massimo a pian terreno, invece è al secondo piano di una villa abbandonata. Cioè, voi non ci crederete, ma io, cioè, guardate quanta oggettistica c'è in questo luogo abbandonato. In alcune stanze, e ve l'ho fatto vedere prima, dove c'erano tutti i soprammobili disposti sulla mensola, in alcune stanze si fa fatica anche a camminare. Cioè, io sto guardando naturalmente all'interno della videocamera, scusatemi se ogni tanto traballo perché devo vedere a terra, a rischio di ammazzarmi o peggio ancora di rompere qualcosa. Mai visto un posto così. Ecco, qua invece abbiamo trovato dei fumetti
di Paperino, questo è un mega almanacco luglio della Walt Disney, Minnie. Mamma mia, io amo sti ritrovamenti, non sono un appassionato di fumetti, ma pensare che abbiano 30, 40 anni, se non di più, mi fa veramente rabbrividire e anche accapponare la pelle. Ragazzi, stiamo andando al piano terra, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Guardate questo albero di Natale tutto bianco, ma dai, sta villa è vero, c'è fin troppa roba, però è bella, cioè è bella e soprattutto c'è della bella roba dentro, non voglio fare assolutamente televendita, però poi naturalmente fatemi sapere cosa c'è nei commenti. Poi voglio andare anche lì sotto per vedere cosa possiamo trovare, però direi prima di esplorare questo piano. Da fuori ho notato che dentro ci sono dei gatti all'interno, spero non mi facciano prendere un colpo. Lì vedete c'è tutta la roba che vi dicevo prima e beh, cioè, ma, no, vabbè, non è possibile. Non è possibile, ragazzi, guardate quanto mobilio c'è in questa stanza. Cioè, ma, sarò ripetitivo, perdonatemi se volete smettete di guardare il video, non so veramente cosa dirvi, cioè, c'è troppa roba in questa villa, fin troppo, perché poi toglie diciamo il mobilio e l'arredo così tanto tolgono la bellezza delle stanze, perché sostanzialmente vanno a coprire tutto ed è un vero peccato. No, guardate di qua, non me ne ero neanche accorto, cioè ve lo volevo dire. Madonna mia! No, vabbè, ragazzi, no, non è possibile. Guardate quanti lampadari appesi. Ma, no, non ci credo, non ci credo, non credo ai miei occhi. Non riesco a credere a quello che sto vedendo. Ma guardate qui! E questo sì, ragazzi, questo secondo me era una boutique perché questa da fuori, guardate, questa è una Claire, è la Claire di un negozio, quindi può essere, a questo punto fatemi sapere cosa ne pensate anche voi nei commenti, può essere che i proprietari abitassero sì in questa villa, ma poi qui ci lavorassero anche e avessero tutti questi oggetti antichi. Mamma mia, starei qui ore e ore, bellissimo, bellissimo, ragazzi. Anche questa esplorazione, questa villa abbandonata è giunta al termine. Come avrete sicuramente visto, c'è fin troppa roba, in alcune stanze non si riesce neanche a camminare, fate un po' voi. Bella la cucina, bella la stanza blu con i girasoli. La perla finale, secondo me, quella del negozio con tutti i lampadari, è stata veramente veramente stupenda. Se avete notato, non so se siete appassionati, sembrava quasi la stanza delle necessità per alcuni aspetti di Harry Potter. Per questo noi abbiamo deciso di assegnare a questa nostra esplorazione 7,5 punti Urbex. Come sempre vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social che trovate qua sotto in descrizione, Facebook, Instagram. Iscrivetevi al canale YouTube ed attivate la campanella delle notifiche, perché ogni domenica alle 15 e ogni mercoledì alle 18 esce un video targato Urbex MJ. Io da questa villa abbandonata piena di roba vi saluto e vi ringrazio per averci seguito fino a questo punto e ci vediamo come sempre domenica prossima. Ciao!